Dallo studio 1 del Friuli Venezia, di Via Friuli Venezia Giulia, in diretta da Radio Roma Futura, musica viva! Buonasera, oggi ho dovuto iniziare un po' così, nel ricordo delle famose signorine buonasera, ve le ricordate? Quando nei 60-70, durante le trasmissioni della Rai soprattutto, erano lì pronte ad annunciare il film o l'evento della sera. Ormai sono sparito da un bel po', però ogni tanto la memoria intanto mi ci va, ogni tanto me l'aspetto ancora che verso le 8:30 spunta fuori questa signorina buonasera di una volta. Anni 70, anni veramente meravigliosi. Abbiamo ascoltato in questi ultimi mesi dei gruppi, alcuni molto conosciuti, alcuni sconosciuti per noi oggi, ma che sicuramente hanno fatto la storia e tuttora continuano a fare la storia anche a 30 anni, 40 anni di distanza dal loro debutto. La stessa cosa questa sera la faremo con questo gruppo, i Murple, come si scrive in inglese. Questo gruppo nasce a Roma nel 1971, da un nucleo di due fratelli, di due amici fratelli. Il bassista Mario Garbatino e il batterista Duilio Sorrenti. Successivamente a questo gruppo si aggiungono anche il tastierista Piercarlo Zanco e il chitarrista vocalist Pino Santamaria. Ispirandosi un po' al psicodramma di un comune amico americano che si immaginava di parlare con un pinguino invisibile di nome Marple, questo quartetto decide così non solo di adottarne il nome per il loro gruppo, i Marple, ma di fare proprio dell'animale una vera e propria mascotte. Infatti, il concetto di questo album, di questo concept album, è proprio basato su questo animale. Infatti, la cosa che mi ha colpito di questo disco è anche la storia un po' che racconta. L'album narra infatti le vicende di questo pinguino che scappa dal suo gruppo in Antartide e si ritrova prima in un circo e poi in uno zoo. La storia inizia così, inizia piano piano con una marcia di pinguini ordinata, uno spostamento di massa in un luogo così freddo come può essere quello dell'Antartide e piano piano così il ritmo comincia insomma a scandire insomma piano piano con delle percussioni e all'improvviso ecco qui, ecco Marple, questo pinguino un po' strambo che si sente anche un po' diverso, si guarda intorno, non sa quasi che fare, vede questa distesa di ghiaccio dietro a lui e non sa se magari allontanarsi. È un po' curioso oppure restare col gruppo. Ci pensa un po' su, se ascoltate bene le parole e anche la musica di questo disco, insomma, un pochettino a chiudere gli occhi, vi immaginate anche la scena. Ed un tratto questo pinguino, mentre la musica della prima parte, come sentiremo tra poco, comincia ad incalzare, viene così spronato un po' ad allontanarsi dal gruppo. La musica sembra quasi che dica: vai pinguino, vai, parti, visita questo mondo. Lui così, lui parte, va, si allontana. Il problema è che viene anche purtroppo catturato. Difatti, nella seconda parte della prima parte del disco, quando a un certo punto finisce la musica e comincia a partire la voce, la musica diventa un pochettino più allegra. Forse il pinguino è contento di stare nel circo, un ambiente un po' diverso. Solo che poi piano piano comincia a sentirsi sempre più solo. E fugge anche da questo circo fino a poi ritrovarsi addirittura dentro uno zoo, dentro una gabbia. Questo diciamo è più o meno la storia di questo album, di questo concept album così strano. Per questo gruppo, insomma, partorire questo album non fu poi così semplice. Per 2 anni questo quartetto cerca un pochettino di farsi strada e dopo 2 anni viene finalmente messo sotto contratto discografico da Roberto Marsala, il manager della Far Records, dopo averli visti alle esibizioni di Be In di Napoli. In questo modo nasce Io sono Marple, l'album d'esordio di questa band, prodotto nel 74 tra Roma e Milano e distribuito dalla discografia tedesca della BASF, di cui fare una sottoeditecca. Etichetta, scusate. Sulla serietà di questa produzione sicuramente non ci sono dubbi. La copertina laminata apribile ci offre una delle più belle grafiche del pop italiano. E anche all'interno il ricco inserto di 6 pagine in sottile carta marroncina chiarifica esaustivamente tutti gli aspetti tecnici di questo disco. Non di meno è anche da ricordare che la band si presenterà in studio con un'artiglieria insomma di tutto rispetto tra chitarre, percussioni eccetera. Abbiamo marchi come Hammond, Harp, Odyssey, la chitarra Gibson, la Fender Jazz, la batteria a doppia cassa della Luiding.
Io sono Marful, è un concept album fatto veramente veramente bene, insomma non è stato lasciato nulla al caso, ed è imperniato su due lunghe suite divise in sei movimenti ciascuna, che narrano appunto la triste storia di questo pinguino. Malgrado il buon lavoro e una potente resa acustica, però diverse incoerenze stilistiche minarono alla base di questa opera. Per esempio, da un lato il racconto esclude sin dal principio l'esistenza di una morale univoca, rimettendo insomma all'ascoltatore ogni possibile interpretazione. Infatti, se ascoltate questo album, potete un po' immaginarvi la storia, ognuno di voi insomma avrà una sua morale. Dall'altra parte, però, si conclude nel più dogmatico dei modi. Questa è una favola anti-ecologica ed anche coglionistica, dissero lì ai gruppi dell'epoca. Però Marple è felice e voi no. È vero che vive abbracciato in un piccolo iceberg di plastica, ma quanti hanno almeno la finzione di ciò che desiderano? Questa era più o meno la morale che volevano i Marple dire con questo disco. Solo che poi, un po' per il modo in cui è stato fatto, un po' anche per la storia che racconta, alla fine ognuno dice la sua morale. Il linguaggio disarmante dell'album per quel pubblico giovanile del 74 non era proprio positivo, era strano. Cercavano costantemente nuovi territori un po' più liberati, solo che i Marple forse si sono spinti un po' oltre e a quell'epoca forse non sono stati capiti proprio alla perfezione. Il personaggio di Marple, infatti, questo pinguino, non solo viene sfarzosamente assimilato all'uomo perché è ritenuto l'animale anche più simile alla nostra specie, ma in persona anche una figura ingenuamente, come dire, qualunquista, addirittura orgoglioso del proprio servilismo. La musica ci fa capire insomma durante il disco che questo pinguino è quasi felice di stare in quel circo, almeno all'inizio. Certo che poi col passare del tempo perde un po' le speranze, solo che alla fine, come vedremo anche poi nella parte finale, cambiano di nuovo queste sensazioni. Il pinguino forse si adagia e si rassegna, se vogliamo proprio dirla, cosa che poi, paragonando insomma all'uomo di quei tempi, ma anche di questi tempi, soprattutto qui in Italia di questo periodo, sembra quasi quello che stia accadendo. Quindi un po' la domanda che sorge è se sia giusto o no che questo pinguino si sia un po' rassegnato, o se è giusto o no che anche insomma noi ci possiamo come esseri umani rassegnare insomma al destino che proprio ci può capitare. Questo gruppo, tuttavia, dopo questo lavoro si sciolse, chi per un motivo, chi per un altro, chi partì come militare. Tempo ancora di partecipare infatti al Festival di Villa Panfili del 74, e almeno tre dei componenti originali furono ricordati anche da altre band. Tuttavia, benché all'inizio quest'album forse non sia stato molto, molto capito, negli anni successivi, soprattutto nell'ultimo decennio, quindi dal 2000 oggi, è stato nuovamente rivalutato. Perché, direte? Senza troppo indugio, senza parlare ancora insomma di questo disco, vorrei farvelo capire ascoltandolo almeno la prima parte di questo album. Vede insomma il motivo anche per cui negli ultimi anni è stato non soltanto rivalutato, quindi nuovamente ristampato addirittura in CD, ma c'è anche un seguito in effetti, che poi ne parleremo nella prossima parte di questa puntata. Nel frattempo ascoltiamoci la prima parte di Marple di questo album. La prima tranche di queste canzoni saranno Antartide, Metamorfosi, Pathos, Senza un perché, Nessuna scelta e Marple Rock. Ascoltatela con attenzione e cercate un po' di immaginarvi la storia di questo pinguino così buffo, così strano, in modo tale anche che potete anche voi tirare le vostre conclusioni. Poi ci troveremo sempre qui tra una ventina, mezz'oretta al massimo, perché la prima parte dura tanto. Aspettiamo, ci vediamo tra poco. Ascoltate con attenzione.